Guarda come Cago Beppe zampilla quest'acqua nella fontana del Belle, Parco Belle, il vento Ducci. La trasporta, la nebulizza la trasporta, molto molto bella. Purtroppo Arezzo non c'è la mentalità delle fontane, invece sarebbero molto molto belle. Cioè, ad esempio, adesso sembra che via Fiorentina venga fatta la rotatoria. Pensavo la fontana. Sembra venga fatta la rotatoria. È inserita nel piano triennale dei lavori pubblici. Speriamo, quindi non è stata tolta, ancora c'è. Sì, triennale però. Vabbè. Allora, quando io dico ai tecnici, siccome poi era anche una delle principali vie d'accesso alla città e anche la più bella perché si vede proprio il Duomo in fronte, la città vecchia in fronte, e sarebbe bello farci una bella fontana, illuminata di notte, sarebbe bellissimo, veramente per dare un tocco diverso a questa città che sennò è un mortorio, dai. È un mortorio. Quindi rotatoria con tanto di fontana. Ma si va a vedere tantissime città dove nelle rotatorie ci sono le fontane. Mica consumano acqua, tanto sono a riciclo. Sì, sì, magari sono a riciclo, quindi qualche schizzo arriva nel vetro non lava, e non c'è manco più bisogno di quello che te li vuoi lavare. Togliamo un posto di lavoro. Esatto. In via Fiorentina togliamo un posto di lavoro, perché ormai è fisso, ormai è il suo quello, il posto di pulire i vetri. Poi a Arezzo le fontane non è che non ci siano, ci sono, ma non vanno. Vabbè, diciamo che l'affidiamo oppure per farle andare sgocciola tutto l'acquedotto Vasarina. L'affidiamo a un'associazione, ad esempio quella della rotatoria, che penserà a mantenerla così come si deve. Sarebbe bello, dai. A proposito di acqua, anche quando vai al bagno tu tiri l'acqua, spero. Se c'è, sì. Allora, siamo tornati qui. Sapete che uno dei nostri punti fissi sono le siringhe. Il tuo. Il mio. Il tuo. E i bagni. Allora, aspetta, lascia un po' di suspense, su. Allora, noi veramente speriamo, e non lo sappiamo veramente, se questo bagno storico, per essere chiuso da tantissimo tempo, del Parco Ducci, siamo qui davanti anche alla sede dei Carabinieri, il Comando Provinciale, se questo bagno, con varie porte, vari bagni, questo è un bagno donne, signore, sarà aperto o no? Andiamo con degli uomini allora. Andiamo con degli uomini. Questo lo teniamo per ultimo. Qui vediamo un'altra porta disabile. Guarda che c'è tutto, è norma di legge. Quindi il disabile che ha bisogno. Oh, è aperto. Hai visto? Che colpo di scena clamoroso. È aperto. Vediamo. Vediamo un po'. Controlliamo. Se c'è l'acqua. Tira l'acqua. Viene anche l'acqua. L'acqua. Sapone no, però a carta neanche. No, che fai? Tiravo l'acqua. Ah, tirava l'acqua. Quindi. L'acqua viene? Pochissima, poca acqua. Porta la carta da casa. Manca la si è rotto. Il disabile deve portare la carta da casa. Sì, ma comunque sì. Questo è proprio il disprezzo della casa pubblica, perché qui non c'è comune che c'entri, anche il costo del sapone rotto. Che poi ci pagano. Non è possibile. La voglia, il piacere di rompere. Comunque non è poco che è aperto. Sì. Adesso facciamo la prova, se è aperto anche richiudi, perché il freddo, vediamo se è aperto quello dei maschi. Sai che quando sei in giro che ti scappa sempre la pipì, se ti trovi a Montefalco, non sempre. So che la notte ultimamente qualche volta, una volta ando calzando. Attenzione, vai. No, questo è chiuso. Non ti scappa. Non mi scappa. Prova tu stavolta. Piano piano? Vai. Proviamo? Sì. Signori, è la parità di genere. Uomini e donne? Se no, a casa la fanno. A casa. Eccezione unica per il disabile. Insomma, purtroppo. Ma le chiavi, chi ce l'ha di questo bagno? Di questi bagni? Ufficio Moda. Dove li tiene queste chiavi? In via giù. Tagliamento. E chi ci fanno? Non si sa. Sono tutti lì, nella bacheca. Le chiavi le guardano. Quando come il portiere che guarda le chiavi dell'hotel. Bravo, esatto. Quindi? Fa il piacere di contarle forse la mattina. Comunque non è poco che un bagno su tre sia aperto, al di là guarda, delle condizioni. Il primo che abbiamo aperto in assoluto. Sì. Escluso quello del praticino su, ti ricordi, sotto, che quello era tutto anche abbastanza pulito, c'era una davanti alla biblioteca, quello trovavamo aperto. E basta. Sono dopo, non ce ne sono, tutti chiusi. Evidentemente Arezzo con i bagni non ha un gran bel rapporto. Non ha un bel feeling. Bene. Va bene. Ci vediamo domani. Ciao.